è inutile. Qual è il problema? New baby in the house. Ciao amici, ciao amiche, this is Jaya, the Indian girl. Welcome back to my YouTube channel. Se mi seguite su Instagram all'indirizzo I am the Indian girl, sicuramente saprete che ultimamente sono stata all'outlet MacArthur di Pandorf a Vienna, vicino a Vienna. E ovviamente mi sono portata a casa un piccolo gioiellino che voglio assolutamente mostrarvi nel video di oggi. Con la scusa voglio darvi oggi i miei 5 consigli per fare shopping negli outlet, perché ormai la mia passione per lo shopping saldato, scontato negli outlet non è più un segreto. E ovviamente un giorno vi racconterò anche di tutti gli affari che ho fatto nei mercatini dell'usato, un altro tema di cui abbiamo parlato su Instagram. Ma oggi tralasciamo il vintage e i mercatini dell'usato, oggi vi parlo di outlet. Iniziamo subito con i miei preferiti. I miei outlet, ovvero i miei centri commerciali preferiti, sono ovviamente i MacArthur Outlet Village, e sono proprio i posti dove faccio maggiormente danni. Devo dire la verità, mi piacciono anche gli outlet più piccolini, anche le piccole boutique, quando ovviamente sono degli spazi, sono degli outlet. Soprattutto in Veneto ne conosco un sacco, però c'è da dire che l'outlet village ha il suo perché. Innanzitutto trovate una serie infinita di brand concentrati in un unico posto, perché questi outlet village sono una piccola cittadina costruita ad hoc dove veramente potete mangiare, bere, andare a fare shopping, rilassarvi, insomma fare una serie di cose anche studiate per tutta la famiglia. Oltre a questo devo dire che si sono proprio lanciati in un'opera architettonica incredibile. Sono veramente belli, sono davvero bellissimi, sono molto funzionali e ovviamente a seconda dell'outlet ospitano anche dei brand molto prestigiosi. Per esempio, da quando vivo in Austria il mio outlet preferito è quello di Pandorf, vicino a Vienna. Ospita brand come Gucci, Prada, Jimmy Choo e poi ovviamente Furla, Michael Kors e un sacco di altri brand che adesso non mi vengono in mente, però hanno questi brand, questi major brand, questi international brand, questi brand di prestigio, quindi si possono trovare veramente degli sconti pazzeschi. Per esempio, l'altro giorno sono entrata da Jimmy Choo. Come sapete, le décolleté di Jimmy Choo vanno dai 500 euro in su. All'outlet c'erano gli sconti del 50 e del 70%, quindi c'erano delle scarpe a 250, 300 euro, poi ho visto anche un sandalo gioiello a 3000 euro, scontato a 1500. Wow! Ok, scherzavo. Comunque, a parte questi super brand e questi super prezzi, ci sono anche quei brand un po' intermedi che fanno degli sconti incredibili, come ad esempio quello di cui vi parlo oggi. Ovviamente sono stata da Furla, ormai lo sapete che è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda le borse, e quindi new baby in the house. Ma prima di mostrarvi il mio nuovo gioiellino vi lascio questi 5 consigli che vi ho promesso all'inizio del video, perché altrimenti poi sicuramente mi perdo a parlare della mia borsa. Me li sono anche scritta perché così cerco di essere un po' concisa. Primo consiglio fondamentale: comprare cose fuori stagioni. Sì, perché molte volte hanno dei prezzi e degli sconti incredibili. Ad esempio, l'altro giorno c'erano dei maglioni di lana da Prada e da Gucci che avevano dei prezzi veramente incredibili. Sono stata da Hugo Boss, c'erano dei completi invernali con il 70% di sconto. Insomma, durante le stagioni opposte si fanno veramente degli affaroni, ovvero d'estate comprate le cose d'inverno e d'inverno comprate le cose d'estate. Non è la cosa più facile del mondo, lo so. Secondo, evitate i giorni di punta, ovviamente evitate il weekend. Lo so che è un consiglio un po' così perché la maggior parte di noi lavora durante la settimana, quindi altro consiglio: cercate di andare subito all'orario di apertura, perché così riuscite a trovare veramente tutte le taglie e i capi più belli, perché vi assicuro che lo shopping la domenica pomeriggio negli outlet è inutile, perché tutte le ragazze si sono accaparrate tutte le taglie e tutti i capi più belli la mattina. Quindi, let's be an early bird for the first time in my life.
cerchiamo di essere un po' mattutine, almeno per fare shopping. Terzo consiglio, controllare i prezzi sul cartellino. Io controllo sempre il prezzo originale, quindi il prezzo che si trova nei negozi, il prezzo da outlet, e ovviamente a gennaio e a luglio c'è l'ulteriore sconto del saldo stagionale, che di solito è applicato con un'etichetta a parte, e quello è il mio periodo preferito per fare shopping negli outlet. Se volete veramente, veramente fare degli affaroni, andate a fare shopping subito dopo l'inizio dei saldi, quindi a gennaio e a luglio. Ad esempio, questa settimana sul cartellino del prodotto ho trovato prezzo originale, quindi il prezzo di mercato, prezzo dell'outlet, super scontato, di solito dal 30 e del 50%, e prezzo saldo. Cioè, wow! Quarto consiglio, puntate agli accessori. Ovviamente potete comprare qualsiasi cosa negli outlet, ma se volete un consiglio personale, la sottoscritta punta subito agli accessori, perché per quanto riguarda scarpe, borse, cinture e occhiali, gli sconti valgono veramente la pena. Ovviamente potete immaginare che una borsa in pelle, un paio di scarpe particolari e una cintura di marca sono sicuramente degli accessori che utilizzerete tutto l'anno con qualsiasi outfit. Quindi ovviamente vale la pena trovarli a metà prezzo. Quinto e ultimo consiglio per fare shopping negli outlet: puntate ai vostri brand preferiti, perché negli outlet c'è il rischio di perdersi. Ci sono un sacco di brand, un sacco di negozi, ci sono brand di prestigio, brand modesti, brand sconosciuti. Non riuscirete mai, oppure perderete la testa, se decidete di entrare veramente in tutti i negozi. Quello che faccio io quando vado agli outlet è ovviamente puntare subito ai miei brand preferiti. Poi ovviamente, se avanza tempo, mi faccio un giro anche dagli altri. Qual è il problema? Ma adesso è arrivato il momento tanto atteso di mostrarvi e fare con voi l'unboxing della mia nuova furla. Ormai sapete che ho la borsita, ve ne ho parlato su Instagram, e quando ci sono i saldi questa patologia diventa acuta. Allora, vi faccio vedere, ho voluto proprio tenere la borsa. Indovinate un po' di che colore posso aver comprato la nuova furla. Ho già una furla rosa che mi ha regalato Jan, ho una furla piccolina fatta a francobollo. Tra l'altro ho fatto un video sulla mia collezione di borse, vi lascio il link sotto questo video. Questa volta ho trovato The Red One. È il mio rosso preferito, è questo rosso molto molto vivo. Come potete vedere ci sono ancora i manici incellofanati, quindi li apro con voi. Oddio, mi sembra Natale. Questo modello di furla è un modello molto basic, mi piace tantissimo, assomiglia molto alla mia Michael Kors. Però devo dire che alla fine questi modelli basic sono quelli che utilizzo di più. Questa misura è perfetta per un daily outfit, quindi durante il giorno quando ho bisogno di una borsa abbastanza capiente. Questa volta questo rosso passione mi ha conquistato. È il mio rosso, ragazzi, non potete negarlo, è il rosso che utilizzo sul make-up, è il rosso che mi piace da morire. Ha la scritta furla dorata. Ovviamente pelle saffiano come l'altra furla, ed è morbidissima. Manici, guardate qua. A parte questo, l'unico lato negativo è che manca la zip. Infatti su questo non sono molto contenta. Però quando vi dico il prezzo poi mi capirete. Ah, questo dettaglio, questa piccola chiusura, come potete vedere, un po' fatta come la Neverfull della Louis Vuitton. Taschina piccola e taschina grande.
Mi piace tantissimo, la vedrete sicuramente molto presto in un prossimo outfit su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi all'indirizzo IamDindinGirl. So che magari sono un po' noiosa perché questo modello di borsa ce l'ho in nero della Michael Kors, ce l'ho in rosa appunto di Furla, però adesso vi racconto la storia del prezzo. Questa borsa costa retail price 269 euro, quindi non è neanche super 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 expensive. Il prezzo outlet solitamente durante l'anno è 169 euro, quindi io direi è un buonissimo prezzo per una borsa in pelle saffiano, 100% pelle Furla, quindi anche con un brand fatta veramente bene e che vi assicuro dura 20 anni. Prezzo saldo, rullo di tamburi, l'ho pagata 99 euro. 99 euro. E c'erano anche un sacco di altri sconti, tra l'altro sulle Metropolis, sugli occhiali, sui foulard, insomma su tantissime cose. Vi consiglio di dare un'occhiata anche al sito di Furla, magari vi lascio dei link sotto perché so che tantissime di voi sono appassionate delle Metropolis, le ho viste in super saldo. Mi pare 148 euro, 170 euro, dipende un po' dal modello. Vi lascio i link sotto, cercherò di trovarli mentre faccio l'editing di questo video. Fatemi sapere cosa pensate della mia nuovissima bag. Ovviamente la vedrete in un outfit, così potete darmi la vostra opinione. Stay tuned. Lo so, l'ultima Michael Kors era dello stesso colore, ma era una borsa a tre colla, è diverso. Questa borsa è big. Grazie mille per aver guardato questo video fino adesso, lasciatemi un piccolo pollice alzato se ovviamente il video vi è piaciuto, vi lascio tutti i link anche di varie ispirazioni Furla che trovo online perché ho dato un'occhiata, e quindi voi appassionati di Metropolis sicuramente potrei farvi molto contente. Guardate l'info box perché nessuno la guarda mai. Grazie mille per essere stati con me, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo acquisto.